Buonasera, quanta gente, che bello, finalmente ci ritroviamo qui per una nuova campagna elettorale, ma non stasera si inizia, bensì siamo al, come dire, al comizio annuale che ogni anno noi ci incontriamo, quindi per dire quello che abbiamo fatto, e questo è il solito incontro. A differenza degli altri anni siamo con qualche settimana di anticipo, perché prima lo facevamo sempre dopo delle feste. Quest'anno, siccome abbiamo che ci sarà una nuova campagna elettorale per l'elezione del nuovo sindaco, quindi abbiamo pensato di anticiparci di qualche settimana. Detto questo, una delle prime cose che mi preme fare, pure perché non vi rubo tantissimo, perché ci sta il puro sangue alle mie spalle che è pronto qua a venire a fare il comizio. La cosa che ci tengo di più stasera è ringraziare tutti i cittadini che hanno votato Umberto Del Basso De Caro, per un semplice motivo: perché grazie ad Umberto abbiamo la fortuna di avere di nuovo la nostra vecchia strada. Cioè, è stata l'unica persona che è venuta qua sopra, ci ha messo la faccia e quello che ha detto l'ha fatto. Ahimè, dispiace, noi, se non sbaglio, Peppe me lo conferma, mi pare che abbiamo avuto eletti nella nostra provincia 5 del Movimento 5 Stelle, 5 tra senatori e deputati. In questi anni non si è visto nessuno di questi personaggi venire sul territorio e chiedere di che cosa avevamo bisogno. L'unica persona che si è impegnata per noi, siamo stati anche fortunati perché ce lo siamo trovati al governo e quindi ci ha dato davvero una mano facendo ritornare questa strada, trasformandola da regionale di nuovo a statale, e gli effetti li abbiamo sotto gli occhi tutti. Mi auguro che ancora ci sosterrete anche per un prossimo futuro, perché comunque noi abbiamo tante di quelle cose ancora che vogliamo fare, anche perché credo Peppe adesso sarà più bravo di me nel dire tutto quello che avevamo promesso, e bene o male l'abbiamo fatto, è sotto gli occhi di tutto. Ci manca qualche cosa. Non l'abbiamo fatto, facciamo mea culpa, però sicuramente ci impegneremo a far sì che tutti quanti possano restare contenti. E mi riferisco in particolare alle strade di campagna. Ci sono diverse strade che dobbiamo rimettere a posto. Detto questo, non vi vorrei rubare più tempo, perché tutti quanti aspettate me, si vede, no? Quindi vi ringrazio di avermi dedicato e passo la parola a Peppino. Buonasera. Amici e concittadini di Foiano, buonasera a tutti. Noi siamo alla fine di questa legislatura e quindi è d'obbligo, prima della campagna elettorale, fare un resoconto di quello che abbiamo fatto, di quello che abbiamo portato a termine. Come diceva Antonio, tantissime cose, e qualcosa lo chiuderemo nel prossimo mandato sicuramente. Una legislatura che è stata strana, forse unica se ci pensiamo. Primo evento è stata la perdita del nostro amato sindaco, a cui vorrei che tutti facessimo un applauso, che è sempre nei nostri cuori e sappiamo che da lì su è il nostro primo tifoso. E quindi nessuno avrebbe mai immaginato nel maggio del 2016 che saremmo arrivati a questa elezione senza la presenza del primo cittadino, della persona che poi è stata eletta come sindaco. Ma soprattutto poi nessuno avrebbe mai immaginato che la legislatura avesse avuto successivamente anche un altro grosso ostacolo, che era quello di questa emergenza pandemica del Covid-19. Stasera noi abbiamo l'obbligo di rendervi conto delle cose fatte, di quello che vi avevamo promesso nel 2016, di quello che abbiamo realizzato, delle tante cose che abbiamo realizzato.
Il prossimo incontro invece sarà come lista e quindi su questo palco rivedrete tutti noi più altri amici che si uniranno a noi, considerato che la nostra compagine è completa e quindi siamo pronti per affrontare la campagna elettorale per dare il meglio come abbiamo sempre fatto. Dicevo, un'amministrazione che è stata vicina a questa comunità, all'intera comunità, nel momento più difficile che una nazione intera, un continente e forse l'intera umanità ha vissuto con questa grande infezione virale che ha colpito tutto il mondo. Noi non ci siamo sottratti un solo giorno a cercare di attuare tutte quelle misure che potessero salvaguardare la vostra salute. Un'amministrazione che è stata sempre vicina e che, a differenza di tante altre realtà, mi prego di dirlo, ha fornito a tutti voi i dispositivi di protezione dal primo giorno, pagati personalmente con i fondi dell'amministrazione. Quindi non c'è stato un solo giorno, a differenza di tante altre comunità, dove a voi sono mancati i dispositivi e gli strumenti minimi per potersi proteggere da questa infezione. Le mascherine erano introvabili, noi ne trovammo circa 2.000 dopo pochi giorni e soprattutto fummo in grado anche di dare dispositivi di protezione agli operatori del 118, agli operatori dell'ospedale, fummo in grado di comprare dei respiratori per l'ospedale civile. Quindi un'amministrazione che non si è fermata nel primo momento, ma che ha rilanciato con forza l'azione che era necessaria per combattere un'infezione virale che poi ancora oggi, tutt'oggi, continua a colpire la nostra nazione e anche il nostro paese. Non ci siamo tirati indietro come non ci tirammo indietro durante la calamità del 2015, dell'ottobre del 2015, quando l'amministrazione personalmente, in questo caso il consigliere e assessore Antonio Cieco, con i propri mezzi intervenne insieme a tante altre ditte a porre rimedio anche a quella che fu una situazione devastante per il nostro paese. Ringrazio tutti stasera e ringrazio soprattutto anche tutti i dipendenti comunali che in questa fase non si sono tirati indietro minimamente nel garantire tutti i servizi indispensabili per la nostra popolazione. Non è esistito lo smart working a Foiano, non sono stati sospesi nessun servizio, tutti con abnegazione hanno dato il massimo che potevano dare. 23 persone che sono state presenti quotidianamente per far fronte a delle necessità importanti che si erano verificate in questo momento che è stato unico per la nostra comunità. Dobbiamo però prepararci, dobbiamo dirlo chiaro, perché l'epidemia non è passata e si prevede un'ondata ad ottobre-novembre. Quindi ancora di più rispetto a prima dobbiamo fare attenzione perché è vero che è stata superata l'emergenza ospedaliera, ma il virus è ancora fra di noi, i contagi continuano e noi dobbiamo essere vigili e l'amministrazione che verrà, che speriamo siamo noi, dovrà essere vigile finché questo tipo di infezione possa stare lontano da questo comune. Infatti a Foiano e al Fortore tutti sanno che non si è verificato un solo caso di contagio, anche se abbiamo dovuto attuare dei dispositivi e degli atteggiamenti spesso anche duri, lo abbiamo fatto solo ed unicamente per la vostra salute e per la salute di tutti. Quindi se qualche giorno ci avete sentito urlare con qualche concittadino che era tornato dall'estero o era tornato da altre parti d'Italia dove vi era stata l'infezione, l'abbiamo fatto solo ed esclusivamente a tutela della comunità e della vostra salute. E passiamo a, come diceva Antonio, alle cose che fondamentalmente abbiamo fatto. Nonostante un'amministrazione che ha dovuto lavorare sempre e continuamente in emergenza, sia per la perdita del primo cittadino e sia per l'infezione da coronavirus, noi abbiamo appaltato qualcosa come 73 opere in questi 4 anni, un'opera ogni 15 giorni. Cioè, nonostante la situazione era difficile, la macchina comunale ha continuato a lavorare e a produrre. Abbiamo fatto interventi importanti per la prima volta anche sul cimitero, nuovo accesso principale, nuovo accesso laterale, nuova illuminazione di tutte le tombe a terra, la prima volta. Quindi
e poi stiamo provvedendo anche a un ampliamento. Inizieranno i lavori del sacrario dedicato a tutti i caduti delle due guerre, dei vostri parenti, dei vostri antenati e dei caduti sul lavoro. La struttura a Ponte Mulino, sono stati appaltati due lotti, verrà ripresa completamente e diventerà uno dei sacrari più grandi d'Italia dedicato alle vittime della guerra. Quindi avremo qualcosa di unico, abbiamo recuperato questa struttura, la finiremo e penso che per l'anno prossimo la inaugureremo con una grande manifestazione militare per rendere onore, come stiamo facendo da anni, ai vostri antenati che hanno sacrificato la loro vita per la nostra libertà e quindi per i caduti di entrambe le guerre, della prima e della seconda guerra mondiale. Come diceva Antonio, è pronto un massiccio piano di interventi sulla viabilità rurale. Abbiamo chiuso un accordo con Terna che ha concesso al Comune di Foiano al Fortore una royalty di circa 650.000 euro per la costruzione della sottostazione principale di smistamento dell'energia sulla tratta Benevento-Foggia. La royalty di 650.000 euro che ho firmato pochi giorni fa verrà interamente spesa sulla viabilità rurale, quindi alla fine di questi interventi saranno pochissimi tratti di viabilità rurale che dovranno essere sistemati, dopodiché avremo la quasi totalità della viabilità comunale, della viabilità interpoterale, tutta nuova in un territorio che, a differenza di tanti altri, può vantare di avere le strade migliori. Siamo in attesa poi del decreto della Regione Campania per circa 2 milioni di euro, dovrebbe venire a giorni, per risistemare tutta la località Montetto, i vecchi 10 alloggi, per efficientarli, per renderli funzionalmente sostenibili, ecocompatibili, quindi un intervento importante in località Montetto, dove quegli alloggi realizzati quasi 20 anni fa verranno riammodernati, tutte con le ultime tecnologie in termini di fotovoltaico, di cappotto termico, di isolamento, insomma tutti gli impianti verranno rifatti, finestre, quindi effettivamente faremo un grosso intervento in quel quartiere. E voglio ricordare come questa amministrazione, questo sia il terzo intervento urbanistico di rilevanza. Abbiamo fatto le case popolari, 2 milioni e 2, faremo l'ammodernamento del Montetto, 2 milioni, abbiamo fatto quel piano delle facciate che facemmo 3 anni fa, altri 2 milioni. Quindi abbiamo fatto progetti importanti per questa comunità che hanno dato certamente lavoro ma che hanno anche migliorato l'aspetto di questo paese. E fra pochi giorni avremo un altro decreto di 1 milione di euro per quanto riguarda di nuovo il bando dei borghi e delle facciate. Quindi anche quest'anno con lo scorrimento della graduatoria Foiano di Valfortore riuscirà ad avere questo finanziamento importante di grande riqualificazione del centro urbano. Come dicevo, abbiamo portato a termine i lavori dei 10 alloggi a via Santa Maria, aspettiamo soltanto che l'Enel vada a collegare i contatori per poter consegnare materialmente le case ai nuovi assegnatari. Stiamo continuando in questa grande opera di riqualificazione di via Santa Maria, che è durata 10 anni, e che ha portato allo smantellamento di fabbricati in amianto presenti dal 1962, riconsegnando a questa popolazione uno degli angoli più belli che l'intera valle possa avere, fatto di impianti sportivi, fatti di zone dove passeggiare, tutto quello che prima non esisteva oggi a via Santa Maria esiste. Abbiamo fatto impianti per il gioco delle bocce, il calcetto, impianti da tennis, teatro all'aperto, che quelle baracche del 62 restino a questo punto soltanto un vecchio ricordo, ma che le giovani generazioni possano invece godersi questo angolo che purtroppo le nostre non hanno potuto. Continuiamo anche nella riqualificazione dell'impianto sportivo principale di via Roma, dove abbiamo avuto altri 60.000 euro per poter risistemare le tribune e mettere le poltroncine degli spalti, insomma, in un certo modo molto più
bello e visibile rispetto a quello che è oggi. Abbiamo creato dei percorsi nel bosco, cosa che noi non avevamo mai fatto. Abbiamo, se voi potete, quelli che non abitano a Foiano, visitare questi percorsi che abbiamo creato nel Bosco Frosolone, capiranno l'azione che questa amministrazione sta facendo nell'immagine di questa nostra comunità, nel poterla presentare come uno dei paesi più belli della Valle del Fortore. Ma tra poco partiranno anche i lavori di riqualificazione della pineta a Via Santa Maria, quella pineta che per anni è stata abbandonata e che con un finanziamento sul PSR anche in quel caso verranno costruiti percorsi e verrà riqualificata. Volevo soltanto fare una precisazione perché è necessario poterla fare per quanto riguarda i lavori nel bosco. La polemica politica purtroppo porta a disinformare i cittadini. Quella misura con cui sono stati fatti quei lavori prevedeva un solo intervento per comune, quindi il comune di Foiano poteva presentare un solo intervento. Noi ci siamo inventati la concessione del bosco ad un privato per poter presentare anche altri due progetti, perché il privato poteva presentare due progetti. Quindi in totale Foiano Val Fortore ha ricevuto tre progettazioni che gli hanno permesso di sistemare metà Bosco Frosolone e la pineta pubblica, altrimenti noi ci saremmo fermati a un solo e insufficiente intervento. Nei prossimi giorni partirà anche l'appalto per la legna, per il taglio del bosco a prezzi e poi la vendita della legna a prezzi molto economici, ma faremo anche altri 4 chilometri di piste all'interno del Bosco Frosolone per poter poi avere, diciamo, una rete di passeggio importante e di vivibilità di questo bosco. Sono state efficientate tutte le scuole, scuola media, scuola elementare, scuola materna. Tutte le scuole di Foiano sono scuole di classe A, sistemate energeticamente e sismicamente. Non credo che ci siano paesi che possono contare su un sistema scolastico che ha visto l'efficientamento energetico e sismico di tutti i plessi all'interno del paese. Abbiamo efficientato anche la pubblica illuminazione. Abbiamo speso circa 250.000 euro per dare tutti i punti luce nuovi, 540 punti luce, e la pubblica illuminazione il mese prossimo sarà estesa anche fino a Piano dei Masi. Stiamo soltanto aspettando il parere dell'ANAS per poter iniziare a posizionare altri 14 lampioni che porteranno la luce fino al limite del centro urbano. Abbiamo un sistema di videosorveglianza unico nella zona, abbiamo 42 telecamere che possono monitorare tutto il territorio di Foiano, tutto il centro urbano. Non è possibile entrare ed uscire da Foiano senza essere segnalati. Quindi, e come voi tutti sapete, questo è sinonimo di garanzia e di sicurezza, visto che sono anni che in questo paese non avviene un furto. Abbiamo 5 punti wifi liberi: piazza, campanile, campo sportivo, comune, area giochi, dove i giovani possono collegarsi e accedere alla rete in modo free, in modo libero, un po' come si fa nelle grandi capitali europee. Ma come diceva Antonio, abbiamo tante altre cose che dobbiamo concludere. Abbiamo presentato un progetto da 3,8 milioni sul Borgo San Pietro nell'area adiacente al campanile. Andremo a realizzare 14 nuovi alloggi iniziando a recuperare una parte del centro storico, perché su quell'area noi punteremo su tutto il nuovo mandato, perché quella sarà la sfida, quella sarà, diciamo, il nostro biglietto da visita per le elezioni del quinquennio successivo. Quindi recuperare anche il centro storico. E poi dobbiamo portare avanti cose importanti. Antonio ha parlato della SS 369, questa strada che ci attraversa e che ci rende particolarmente importante, che è tornata di nuovo a essere una strada nazionale dell'ANAS. Ma grazie all'impegno del nostro sottosegretario abbiamo avuto anche uno degli interventi più grandi che questo paese abbia mai visto: l'asse di collegamento primo lotto tra Foiano e Montefalcone per 37 milioni di euro, 70 miliardi di vecchie lire. È il primo lotto di una strada che da Foiano porterà fino alla 90 bis.
State leggendo sui giornali che stiamo per chiudere l'accordo fra la comunità montana che aveva il progetto, i comuni di Foiano di Valfortore e Montefalcone che hanno rispettivamente 5 km ed 1 km sul proprio territorio e la provincia di Benevento che sarà invece l'ente attuatore. La questione è molto semplice, stiamo ragionando anche su una royalty per i due comuni. Praticamente Foiano e Montefalcone hanno chiesto circa 400.000 euro per poter poi risistemare le strade nella zona che verranno danneggiate proprio dalla realizzazione di quest'opera importante che rappresenta il primo lotto del collegamento fra Foiano di Valfortore e la 90 bis. Secondo lotto che già la nuova giunta della comunità montana ha inviato al Ministero per il finanziamento. Poi parleremo di alcune cose veramente importanti che stiamo mettendo in campo. Quindi il primo lotto ci accingiamo a breve ad iniziare la procedura di gara, il secondo lotto ci accingiamo per la fine dell'anno a cercare di avere il finanziamento. Strada che poi è stato fondamentalmente anche il motivo del ribaltone alla comunità montana. Voi come tutti sapete c'è un nuovo presidente, c'è un presidente amico anche della nostra amministrazione, è il sindaco di Montefalcone. Quindi finalmente un Fortorino torna alla guida della comunità montana ed è un Fortorino che nell'amministrazione di Foiano ha avuto e avrà sempre un amico. E quindi una comunità montana che si è messa immediatamente in attività cercando di concludere velocemente un accordo con la provincia ed iniziare presto questi lavori. Ma anche una comunità montana che ha preso atto di una situazione che deve cambiare, visto che a qua e due anni rimarranno soltanto due dipendenti in comunità montana e anche gli operai della forestale verranno quasi dimezzati. Quindi abbiamo già avviato una procedura con la Regione Campania per cercare di iniziare un percorso che possa prevedere altre assunzioni proprio per non far morire questi enti montani che poi sono quegli enti che sono a tutela della montagna e che senza oggi noi non avremmo il personale per mantenere cantieri, per mantenere viabilità di bonifica montana, per mantenere le nostre zone rurali. E poi abbiamo messo in campo un'idea importante, una strada di collegamento fra Foiano di Valfortore e Roseto. Voi mi chiederete perché? Prima di tutto questa nasce, e faremo un convegno a Foiano su questo durante la campagna elettorale, nasce sulla necessità di ricollegare la Valle del Fortore con un'economia importante, che è quella della Puglia. Noi siamo una realtà agricola, noi siamo una realtà che commercialmente ha rapporti con la Puglia, non ha rapporti col beneventano o con il napoletano. I nostri prodotti, grano, pomodori, vengono venduti in Puglia, alla Borsa di Foggia, non vengono venduti a Napoli. Eppure noi con questa regione, per un'assenza di viabilità, non abbiamo alcuna forma di rapporto economico tale da dover farci aumentare anche come Valfortore la nostra produttività e il nostro reddito. E allora questa strada ha questa logica, perché non è possibile che un grande centro come San Bartolomeo in Galdo, per collegarsi con la Puglia, debba chiedere il permesso a Volturara attraverso una strada che è una interpoderale, che è l'Amborchia, che quando il sindaco di Volturara decide di chiuderla finiscono i rapporti fra la Regione Campania e la Puglia. Anche perché dall'altra parte, dalla parte pugliese, è stata finanziata la Regionale 1, che è una strada che collega Faeto, Castelluccio, Roseto. Quindi è l'idea di un asse che dalla Fortorina possa collegarsi direttamente con la Puglia, perché noi abbiamo necessità economiche, abbiamo la necessità di collegarci con questa regione. Noi non possiamo guardare soltanto a Benevento e a Napoli, noi dobbiamo guardare alla provincia che è naturalmente la provincia che ci sostiene economicamente nella valorizzazione della nostra agricoltura. Dopodiché c'è la Fortorina, avete visto i lavori sono iniziati a San Marco dei Cavoti e la Fortorina camminerà verso il Fortore e verso Foiano. Quindi la logica
qual è? E che questo nostro piccolo comune, nei prossimi anni, se noi portiamo a completamento la strada verso la 90 bis, se noi portiamo a completamento la Fortorina nel corso degli anni, lotto dopo lotto, e se riusciamo ad avere uno sbocco sulla Puglia, questo piccolo comune che si chiama Foiano del Fortore nei prossimi anni può diventare veramente il punto nevralgico dove arrivano varie zone, dove si transita da varie zone. E un paese sopravvive se è transitato, un paese se non viene transitato non sopravvive, questa è la verità. Quindi noi potremmo su Foiano avere il transito da Benevento, il transito dalla zona di Apice e potremmo avere uno sbocco verso la Puglia. Ma ieri abbiamo fatto anche un altro importante incontro, sempre presso il nostro onorevole Umberto Il Basso De Caro, e in settimana dopo queste ferie io incontrerò l'ingegnere Del Cogliano, perché negli anni 90 la comunità montana pagò un progetto cantierabile che prevedeva un collegamento fra San Bartolomeo in Galdo e Colle Sannita, ed era il lotto finale del collegamento che da Colle Sannita va verso la Fondovalle Benevento-Campobasso. Quindi anche in questo caso un'altra arteria che ci permetterebbe di avere uno sbocco su un altro asse importante che è la Benevento-Campobasso. Perché ci dobbiamo muovere adesso? Perché in questo momento avremo risorse importanti. Penso che tutti avete visto che sono pronti qualcosa come 90 miliardi di euro sulle infrastrutture che l'Europa assegnerà all'Italia. Quindi se noi saremo pronti in queste fasi a poter portare progettazioni importanti, a sostenerle politicamente, a sostenerle con un'idea complessiva di Valle del Fortore, allora oggi è il momento di fare qualcosa. Oggi passa il treno. Per la prima volta l'Europa ha accettato di spendere di più e di spendere di più anche per l'Italia. E si parla di circa 70 miliardi di euro da spendere sulle infrastrutture, quindi una spesa che in passato non si è mai avuta. E quindi se non lo facciamo adesso, non lo faremo mai più. Un ragionamento con la Puglia che è anche un ragionamento storico, con molti concittadini, noi, e questa forse è la parte più piacevole di questa amministrazione, di questi anni, abbiamo dato vita anche a un gemellaggio con città di altre nazioni, fra cui una piccola cittadina americana dove si sono recati sempre i nostri antenati per lavorare 100 anni fa. E in quella cittadina noi abbiamo visto che tante persone avevano delle origini pugliesi e se ne andarono insieme con i nostri antenati. Quindi il rapporto con la Puglia è stato sempre un rapporto stretto, un rapporto di collaborazione che poi il regionalismo ha diviso, che poi il regionalismo ha fatto sì che queste due grandi aree, la Campania e la Puglia, si dividessero. Poi il giorno 12 avremo un incontro importante, perché verrà il notaio Capunzo e Foiano di Valfortore parteciperà alla fondazione che ha in progetto di realizzare questo centro contro la malattia dell'Alzheimer a San Giovanni. Quindi il 12 firmeremo l'accordo fra l'investitore privato e il comune di Foiano per dar vita a questa fondazione che poi porterà a finanziamento quest'opera. E quindi verrà il notaio, abbiamo voluto che il notaio venisse direttamente a Foiano come simbolo, come segno di questo cambiamento, di quest'opera che verrà a San Giovanni a Mazzocca, dove abbiamo anche fatto la variante al piano regolatore per poterla ospitare. E quindi sarà un piacere poter sottoscrivere l'atto iniziale di tutto ciò a Foiano di Valfortore e lo seguirete come ben sapete, visto che tutte le vicende del comune sono sempre pubbliche e ben chiare per quanto riguarda la popolazione. Poi abbiamo una partita importante nei prossimi anni, che è quello del rifacimento dei vecchi impianti eolici. Solo sul territorio di Foiano abbiamo circa 40 vecchie turbine che vanno cambiate e che hanno finito la loro vita e la loro incentivazione. Quindi nei prossimi anni sarà importante avviare questo processo di repowering di queste installazioni, di nuove installazioni che devono essere messe sul nostro territorio, più potenti, più performanti, in numero minori perché sono più grandi e più potenti appunto. Poi dovremo realizzare l'impianto eolico da 5 turbine a San Giovanni a Mazzocca
che i cui lavori dovrebbero partire nel mese di aprile, e poi abbiamo anche l'impianto di ecoenergia che si iscriverà all'asta di ottobre e quindi verrà incentivato per il mese di gennaio, e sono altre 10 turbine. Quindi abbiamo anche sulle rinnovabili una partita importante da portare avanti nei prossimi mesi e che certamente rappresenta delle risorse importanti per il nostro Paese. Poi abbiamo una politica dell'accoglienza che stiamo mettendo in campo in questi anni. A breve apriremo una piccola casa anziani con 6 persone, con 6 ospiti. L'ASL ci ha concesso i locali dell'ex 118 e anche là verrà una struttura per l'infanzia. Abbiamo dato vita nell'estate scorsa ad un centro per gli anziani che però poi per il Covid è stato interrotto. Quindi anche da questo punto di vista l'amministrazione di Foiano è attenta anche a queste tematiche. Stiamo iniziando anche la cosiddetta comunità energetica, cioè l'energia si produce laddove viene consumata. Il comune di Foiano al Fortore è il primo comune che ha fatto un accordo e sui terreni del comune di Foiano al Fortore verranno realizzati impianti fotovoltaici la cui poi energia verrà consumata dalle utenze comunali. Quale sarà il risparmio per il comune? Prima di tutto un prezzo dell'energia molto più basso e il 15% sugli oneri di trasmissione. Quindi noi vogliamo far vedere alla popolazione che è possibile risparmiare sulla bolletta elettrica, perché il primo a provarci sarà il comune. Dopodiché, dopo 20 anni, gli impianti fotovoltaici diventeranno proprietà del comune e quindi il comune potrà disporre al meglio di queste infrastrutture. Stiamo completando anche i lavori a San Giovanni a Mazzocca, il cantiere è ripartito dopo il fallimento dell'impresa appaltatrice, ma per fortuna l'associata ha preso in mano il cantiere e quindi i lavori proseguiranno in quella che è una struttura che verrà messa a servizio del centro Alzheimer. Stanno continuando anche i lavori di ampliamento della zona picnic e stiamo aspettando altri 2 finanziamenti dal GAL per quanto riguarda sempre San Giovanni, dove andremo a creare un centro per la pratica della mountain bike e la riqualificazione delle pinete. Quindi abbiamo tutto un buon parco di progetti da portare avanti, tante idee, abbiamo un'idea di comunità che deve essere portata avanti, tante cose che abbiamo promesso 4 anni fa, perché vi leggeremo il programma che depositammo all'epoca, le abbiamo fatte, le abbiamo portate a compimento, altre sono in cantiere. Diciamo che la nostra è un'attività continua, che non si ferma mai, frenetica per alcuni aspetti, perché noi sappiamo una cosa, che queste realtà di montagna non possono fermarsi. Sappiamo che la politica in queste aree è importante, sappiamo che la politica è fondamentale per la sopravvivenza stessa di queste nostre comunità. Ahimè, in questi 4 anni però non ci siamo accorti che esistesse un'opposizione. Con molta tranquillità affermo che è stata un'amministrazione certamente colpita anche da un lutto, perché anche l'opposizione ha avuto purtroppo un lutto. È stata un'amministrazione sfortunata per certi aspetti, con la perdita di ben 2 membri di questa amministrazione nel suo complessivo. Però ahimè io devo dire che fondamentalmente che questa comunità abbia eletto un'opposizione, oggi non ce ne siamo minimamente accorti. Non è possibile, guardate, e io mi rivolgo a tutti voi, nella comunità intera, pensare che questo paese possa avere necessità di politica negli ultimi 15 giorni e poi stare per 5 anni nel silenzio. Io credo che gente che immagina questo modo di fare politica, di farsi vedere gli ultimi 15 giorni per organizzare qualcosa, è gente che non vuole bene a questa comunità, ma è gente che invece vuole altro, è gente che cerca di trovare altre convenienze, perché quando c'è da gestire una comunità anche nei momenti difficili come noi li abbiamo attraversati in questi 4 anni e non ci siamo tirati indietro. Io personalmente non mi sono tirato indietro dal 95
Quindi stiamo parlando di 25 anni, sia all'opposizione e sia in maggioranza. Allora vi posso dire che queste persone che invece si fanno vedere gli ultimi 15 giorni sono i primi nemici dell'intera comunità. E vedo tante facce che avevo dimenticato. Ho visto il segretario di Forza Italia, non lo so chi lo abbia eletto, Giovanni Esposito, che non era in consiglio ormai da 15 anni. L'ho visto ritornare a fare politica in giro negli ultimi sempre mesi, pensando che poi la gente abbia dimenticato cosa hanno fatto queste persone e chi sono state. Ho visto anche il vecchio sindaco, quello che ci ha preceduto, che non si vedeva più dal 2006 in consiglio comunale. Le presenze in consiglio fra il 2006 e il 2016 si possono contare su una mano. L'ho visto tornare di nuovo a fare politica, a pensare che questo paese possa accettare l'idea malsana che la politica la si possa fare gli ultimi 15 giorni perché sia una specie di personaggio divino e che questo paese abbia bisogno di questa divinità per poter essere amministrato. E anche in questo caso c'è un disegno sempre predeterminato che la storia di questo paese ormai ha imparato, quella di cercare sempre un capo espiatorio. Oggi io sento dire, ma ripeto, non è argomento che ci interessa fondamentalmente perché noi già siamo pronti elettoralmente. Qualcuno dice, va bene, ma il candidato capolista dell'altra parte non ha fatto politica, cosa deve fare? Ma scusatemi, io faccio un ragionamento normale che voglio portarvi anche a voi a fare questo ragionamento. Non è più come una volta quando l'opposizione fisicamente, e io ne so qualcosa, doveva salire sul comune, prendere le carte, avevamo gli scontri del tempo, per poi informare la gente in piazza. Oggi tutto quello che voi volete lo trovate sul sito del comune, potete leggere le delibere, anzi c'è gente che legge talmente delibere che crede addirittura di capire qualcosa poi. Però oggi, bene o male, avete una facilità di accesso tramite la rete a tutto quello che volete. Quindi ogni delibera, determina, ordinanza, voi potete addirittura fare un archivio a casa, fondamentalmente. Uno può anche studiare, imparare a fare l'amministratore. Ebbene, io vi faccio una domanda, cari cittadini. Ma voi pensate, riflettete per un attimo, che fosse necessario che il candidato sindaco dell'altra parte facesse opposizione perché poi si potesse dire che c'è a Foiano c'era opposizione? Se qualcuno voleva fare opposizione la poteva fare tranquillamente, si poteva iniziare a organizzare. Se qualcuno vedeva che il candidato dell'opposizione non era in grado, poteva dire guardate, allora organizziamo qualcosa, facciamo un movimento. Invece no, non si è fatto. Perché? E poi vi spiego perché. C'è un disegno sempre alla base, poi trovare un capo espiatorio da eliminare, da dire vabbè, non sei stato capace, non puoi essere tu di nuovo il candidato. E questa è la storia di questo paese. Cioè io voglio ricordare a voi quello che è successo nel 2001. Nel 2001, quando venne eletto sindaco Antonio Martucci, ci fu anche in quel caso una resa dei conti fra chi doveva fare il sindaco, tra chi doveva essere candidato. Nel 2006, quando era il momento di cambiare, perché fu la peggiore amministrazione che questo paese abbia mai visto, anche in quel caso successe un casino fra di loro e accettarono di nuovo il sindaco uscente. Guardate, uno che vince per 400 voti di scarto e poi ne prende 100, significa che perde 10 voti al mese. Cioè per perdere 10 voti al mese significa che devi essere un disastro, significa che sul comune non puoi amministrare, che non è possibile crollare in quel modo. Nel 2011 succede di nuovo una resa dei conti e nel 2016 poi c'è la fase finale, quella dell'espulsione del vecchio gruppo nel nome del rinnovamento. E quindi dopo vent'anni cosa succede? Succede quello che state vedendo, che oggi a 10 giorni dalle elezioni non sappiamo chi sarà il candidato sindaco, non sappiamo quale compagine affronterà l'amministrazione. Purtroppo è evidente che
che c'è un vuoto di proposta. Naturalmente è facile rabbattare 8-9 persone, non è quello il problema, è il vuoto della proposta politica che non c'è. Noi vorremmo sentirli, vorremmo capire cosa vogliono fare per questa comunità. Vorrei capire i 15 giorni che loro si mettono davanti ai bar a pensare che la gente di Foiano sia stupida da poterne accettarli come amministrazione. Vorrei sentire un'idea, vorrei sentire un pensiero, come diceva Cirico Di Mito. Vorrei sentire come pensano di amministrare questa nostra comunità. Comunità a cui poi ripropongono sempre gli stessi personaggi. Cioè, scusatemi, contestavano a chi veniva prima di loro, che poi questo Clemente Mastella doveva essere presente sempre. Poi che hanno fatto? Il primo politico a cui si sono rivolti è stato Clemente Mastella. Allora, scusate, a me sembra un'altra cosa. A me sembra che questa battaglia elettorale sia mossa non da uno spirito costruttivo, da cosa dobbiamo fare fra i prossimi 5 anni, ma sia movimentata da odi e rancori personali del tipo: unico punto all'ordine del giorno, Peppe Ruggero deve scendere dal comune, poi si vede. Ma non si amministra un paese così. Noi quando eravamo all'opposizione abbiamo fatto 10 anni di opposizione. Il problema della lista, il problema della proposta politica non esisteva. Esisteva l'impegno ideologico in quel caso, ma esisteva l'impegno. Noi non abbiamo mai abbandonato i nostri elettori, mai! Noi insieme ai nostri elettori abbiamo sofferto, insieme ai nostri elettori siamo stati vicini nei momenti più bui. Io quando inizieremo la campagna elettorale ringrazierò la lista del 2001, quando fummo abbandonati da chiunque, quando avevamo un arsenale contro, ma resistemmo per garantire una democrazia a questo paese. Invece oggi noi vediamo che, ahimè, il sistema democratico di questo paese per una serie di aspetti è caduto letteralmente in basso. Si fa qualcosa se c'è un interesse, altrimenti non serve. Ce ne stiamo in silenzio 5 anni, poi si vedono gli ultimi 20, la gente ci chiamerà a governare e noi saremo pronti, perché sono tutti degli stupidi e ci devono accettare per forza. Io credo che andrà molto diversamente. Io penso che le cose saranno molto diversamente e, come annunciato, lo scarto sarà grande e forte. Perché noi non è che vinceremo, noi le stravinceremo queste elezioni, perché vi siamo stati sempre vicini, non ci siamo arretrati di un solo centimetro anche quando la nostra vita, come la vostra, era a rischio, perché in quelle fasi noi non sapevamo a cosa andavamo incontro, ma ci avete sempre trovato sul comune a disposizione. Quindi noi sappiamo che significa stare con la gente e con i problemi della gente, noi sappiamo che significa prendere un impegno pubblico, noi sappiamo che significa amministrare Foiano e lo amministreremo ancora per 5 anni, statene certi. Buonasera.